Nuovo video, intro super iper veloce, proprio fatta mentre sto editando per salutarvi. Ho registrato tutti i pezzi in vari giorni, quindi non l'ho fatto. Quindi intro super veloce per sì salutarvi e per spiegarvi che in questo video ho deciso di mostrarvi come io cerco di migliorare un cosplay mediamente economico o comunque non una qualità eccellente come quella che vi può arrivare da Doki Doki, da Taobao, da Wow, eccetera. Quindi come trasformarlo in una maniera economica e semplice, cioè senza avere particolari skill oppure macchinari tipo stampanti 3D eccetera. Ovviamente queste cose si basano tutte sulla mia esperienza personale, su quello che so fare io, sui miei gusti. Se avete altri consigli oppure voi avreste fatto altre cose, ovviamente ognuno ha i propri gusti, potete fare quello che volete sostanzialmente, magari qualcosa può comunque esservi utile. E niente, io vi lascio il video. Ciao. Allora, ho praticamente appena spacchettato tutto e buttato qua sul letto. Ok, io sono in pigiama proprio palesemente, infatti evito di mostrare l'outfit. Allora, innanzitutto ho tirato fuori queste che sono le maniche e ho avuto un momento di panico perché, cioè, a vederle appena tirate fuori ho detto madonna sono minuscole, invece no, poi ho guardato le reference del personaggio, anche gli altri cosplay sono giusti, è tutto stampato, cioè non ci sono nastrini effettivi eccetera, però la stoffa è molto bella. Qui poi c'è sto coso che ho capito ora che va tipo indossato così. Vedo che qua non c'è un elastico né niente, cioè ci sono questi cordini che sono però solamente decorativi. Dovrò rifare sicuramente questa parte qua, perché lei in realtà ha un pezzo molto più massiccio e non è una farfalla soprattutto. Poi abbiamo questo, che è la fascia, non so se chiamarla hobby, forse un po' inappropriato. È semplicemente la fascia che è attorno alla vita. Mi piace perché ha effettivamente il ricamo, non è disegnato come molti altri cosplay. E i fiocchetti sono reali, anche qui non sono disegnati, però vanno sistemati perché ci sono un sacco di fili, queste... Ecco, appunto. Le useremo per altro, non si spreca niente, ma anche no. Poi abbiamo il fiocco, anche questo pensavo dovesse essere molto più giga enorme. Invece è effettivamente così. E questo in realtà mi sembra abbastanza carino. Volevo aggiungere anche qua qualche dettaglio. Poi non sapevo, ma mi hanno dato anche un paio di safety pants, cioè pantaloncini che vanno messi sotto, perché effettivamente, a parte che lei li ha e sono bianchi e questi sono neri, è abbastanza scoperta, quindi effettivamente sono una buona idea. La parte principale che vediamo subito, questo è un pezzo unico, è quello sicuramente su cui c'è un po' più di lavoro da fare. La pettorina non è disegnata, arriva in due parti. Questo qui l'ho già provato e mi va a largo, quindi dovrò stringerlo e soprattutto devo aggiungerci un pezzo rosso dentro la parte davanti. Mi sembra molto carina e ha anche più strati, come potete vedere, tutti di una stoffa molto bella e doppia, bella spessa e pesante, perché questa cosa è anche molto utile per il movimento del vestito, cioè se è troppo leggera poi cade male addosso. E poi qua è fatto così, non è effettivamente bucato, però ci hanno aggiunto questo dettaglio. E infine abbiamo questi, che sono tutti gli accessori. Io ho scelto questo cosplay proprio perché avevo effettivamente gli accessori in stampa 3D. Questo è bellissimo, l'accessorio che ha lei dietro sui capelli, insomma. Questo che è quello che ha sul petto. Questo è carino, volevo sistemare un po' il fiore perché mi sembra un po' instabile. Questo è un po' triste, cioè proprio detto onestamente è un po' triste, non so se rifarlo. E poi abbiamo questi, sono gli orecchini con l'electro symbol. In realtà per essere proprio super 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 precisi, uno di questi dovrebbe non avere il disegno, cioè dovrebbe essere totalmente viola
la gemma dentro, però non me la sento di toccarli perché li rovinerei. Questo è il nostro magico punto di inizio, molto carino, soprattutto da stirare, ma sostanzialmente inizio creando qualche carta modello per gli elementi tridimensionali che voglio rifare, gli accessori sulle braccia, insomma. Tagliate i vari pezzi che adesso trasferirò sul foam e poi ritaglierò di nuovo. Ma manca una cosa, ovvero questa. Entrambi hanno una perla viola all'interno del cerchietto e visto che queste le sostituirò e non voglio che vadano sprecate, utilizzerò queste e adesso andrò a dipingerle con uno smalto. Utilizzerò dei semplicissimi smalti per unghie. Ne metto prima uno viola molto semplice. Poi magari questo con qualche riflesso. Ok, mentre si asciugano i pezzi che poi andranno ripentati, ci andrà appiccicata la gemmetta, eccetera. Comincio a metterci l'elastico perché queste appunto sono assolutamente senza elastico e scivolano come niente. Io purtroppo ce l'ho solo nero, però non sto a comprarne un altro, tanto è nascosto all'interno, non si vede. Misuro il mio braccio e vado a cucire dentro un pezzetto di elastico. Un po' spesso marrone vado a ripassare per lungo questi quadratini e se mi va anche questo adesso vediamo, perché questi in teoria sarebbero tipo nastrini, almeno così gli do un po' più di tridimensionalità. Non posso cucire un nastro perché si rovinerebbe davvero tutta la stoffa, però qualche punto secondo me può andare bene. Proprio fatto super velocemente il cartamodello per l'accessorio dei capelli, quello che ho sulla coda e che non esiste proprio in questo cosplay, mi stavo dimenticando proprio, e ho tagliato questo, in realtà va tagliato a metà, però ci pensiamo dopo al montaggio. È tutto bianco tranne questo pezzo che lo colorerò di rosso. Un po' di calore lo renderò un pochino più curvo, in modo che ovviamente si adatti a una coda. E per legarlo utilizzo dei pezzi di nastrino, che se no c'era il velcro, cioè fare una roba totalmente chiusa con il velcro, ma il velcro rovina tantissimo le fibre delle parrucche, quindi se posso evito. Poi ho notato che Yai sul retro del vestito ha praticamente altri pendenti, altri che non ci sono nel cosplay. Ho deciso di sistemare questa situazione con uno spago oro che avevo già in casa, perline a 1 euro da Chinatown e poi questa architettura pazzesca, smalto oro e smalto viola, quello di prima. Prendo le perline, io le ho prese bianche, un po' cangianti, perché poi dovrò metterle anche in un altro punto del cosplay. Poi facciamo prima quelle dorate. E questo è uno smalto dorato ma un po' trasparente, perché non capisco bene se il colore della perlina, almeno dal disegno del personaggio sul gioco, se il colore della perlina è oro un po' più bianchino, non lo so, quindi ci diamo un tocco di oro. Sostanzialmente abbiamo delle palline di questo genere qui, e ho tagliato il filo con un piccolo cappietto qui, semplicemente per facilitarmi la cucitura dopo sul vestito. E metto prima la pallina viola e poi questa qua. E voilà. E ne devo fare un altro ovviamente, uguale, identico. Passando al nostro fiocco, volevo aggiungere qualche cosa e fare
qualche modifica, utilizzare questo pizzo che ho letteralmente preso da un centrino di mia nonna e attaccarlo qui. E è una cosa che ho visto in molti altri cosplay, quindi mi sembrava carina da fare. Poi volevo modificare questa parte qua, perché queste righette che qua sono disegnate dorate in realtà sono bianche, quindi io ho questo fantastico cordino decorativo in modo da farlo bianco e dare anche un po' di luccichino. Io questi rotolini li utilizzo così, hanno sempre dello scotch che vi distrugge un po' la parte iniziale, come dire, ne sacrifico alcuni all'inizio in modo tale da poter fare un nodino. Visto che questo è doppio, cerco di non bucare tutti e due gli strati di stoffa in modo che dietro non diventi un po' moschifino. E sostanzialmente comincio a dare un punto dove metto il primo strass che infilo all'interno del lago. E poi solitamente prima di fare un altro punto inserisco 3, proprio massimo 4 strass. E poi faccio un punto in modo che stiano fermi, ecco, ma non sia lì a cucire ogni singolo strass, perché poi non sono strass, sono paillette, ma va bene. Come altra piccola chicca, diciamo, io ho questi glitterini, cioè, sono abbastanza grandicelli, e li volevo mettere al centro dei fiori. Utilizzo sempre la stessa colla d'acqua, perché quella, la colla a caldo rovinerebbe immediatamente il tessuto, lo brucierebbe, essendo plastica sostanzialmente. È arrivato il momento di sistemare questo pezzo, che è quello più importante, quello grande, eccetera. Iniziamo con la base, ovvero cucire i due pendenti che abbiamo realizzato. Nel frattempo io sto guardando la nuova serie TV su Jeffrey Dahmer, quindi io sto facendo tutte queste cose glitterose, yuhu, patine, e poi guardo il documentario, cioè non documentario, guardo la serie TV su Jeffrey Dahmer nel frattempo, che figata. Piccola update, non ve l'ho fatto vedere perché è stato lunghissimo, cioè sono stata proprio una sera davanti al film, a un film, a mettermi a cucirle, però ho cucito qui sulle strisce davanti, vicino alla pettorina, delle paillette, in modo da, sempre da dare quell'effetto di tessuto un po' più bidimensionale, anche se era già abbastanza spesso di suo, ma devo dire che mi piace molto. Qui ho usato quelle rosse, qui quelle bianche un po' cangianti, e poi qui dorate. E adesso davanti alla buca, cioè ascoltando la buca, stavo prendendo la cucitura nera perché è sottilissima, sembra davvero cheap. Mi serve proprio per dare un po' più di pesantezza a questa pettorina. Come potete vedere, c'è una bella differenza tra questa schifina. E adesso mi tocca fare l'altra parte. L'ultima cosa che ci resta da cucire è questo pezzo di raso. Mi raccomando, il raso chiudetelo sempre con l'aiuto di un accendino sui lati, perché sennò si sfilaccia tutto. Guardando le immagini di Yae, lei sul collo, oltre al girocollo bianco che ha tipo un fodero interno rosso, e quindi semplicemente volevo utilizzare questo per ricrearlo con l'aiuto dei nostri magici e mai più senza bottoni a scomparsa. Ok, ho deciso di dare un punto in modo tale da dargli la giusta posizione una volta indossato. Ok, direi che possiamo passare agli ultimi dettagli, come attaccare i nostri accessori. Qui ho deciso di attaccarli direttamente sulla vecchia farfallina di plastica, perché se no rischio di rovinare la stoffa con la colla caldo. E poi pensavo di aggiungere qualche glitter, tipo al centro dei fiori, qualcosa del genere. Ragionando ora sugli accessori in stampa 3D. Allora, ho deciso che qui al centro applico questa perla perché ci sta perfettamente. E poi perché c'è questo buchetto bianco qua, non c'è nel character originale e sta effettivamente proprio male, sembra che manchi qualcosa qua al centro. Mentre per quanto riguarda il pezzo sul petto, insomma, la specie di collana,
riattacco il velcro con un po' di colla a caldo e poi ci metto una perla un pochino più piccola al centro. Per renderlo ancora più fedele creo una piccola sfumatura di viola un po' più scuro e poi lucido tutto.